tema ha un impatto molto forte nel modo in cui si affrontano tante cose della vita. Una cosa che io faccio fatica a trovare, ad esempio, nella mia vita, l'aspetto pratico proprio di un cambiamento effettivo. E per me la domanda interessante è capire come posso io tra virgolette, dal basso, comunque da uno stato che non è a livello politico particolarmente elevato, capire che cosa si potrebbe fare oltre alla classica raccolta differenziata o scendere in piazza. Naturalmente è una domanda complessa, quindi semplicemente provo a mettere qualcosa sul piatto per continuare la discussione. Due cose: la prima, c'è questo siparietto divertente in cui qualche anno fa questo primatologo famoso, di cui adesso mi sfugge il nome, penso fosse Hansen il nome, comunque, dopo una relazione tutto di dati, quindi niente politica e tutto dati, una persona si alza e gli chiede: ma io come individuo cosa posso fare? E la sua risposta folgorante è: non ti devi pensare come individuo. Cioè, tu come individuo è un errore. Finché rimani dentro quel frame lì, tutto quello che puoi fare è la differenziata, eccetera, eccetera, che va bene poi anche lì. Tra parentesi, in realtà, ad No. oggi, con tutto lo storico che abbiamo come record, se l'obiettivo era produrre meno rifiuti, la differenziata non ha funzionato. E la differenziata ha creato degli ottimi sistemi per riprendere qualcosa che incentivava la produzione di quei rifiuti. Quindi si è prodotto molto di quel materiale che poteva essere riciclato e quindi funziona molto bene dal punto di vista di quanto del rifiuto prodotto riesci a riutilizzare. Ma se l'obiettivo, come in teoria doveva essere una politica sui rifiuti, avrebbe dovuto tendere al rifiuto zero, il punto era non produrli. E poi la differenziata andava bene dentro un mix di politiche che avesse avuto la riduzione come primo obiettivo, e dentro questo primo obiettivo il riciclo di quello che non si può evitare, cerchiamo di riutilizzare. Ma non è stata concepita così. Se l'obiettivo è ridurre, la politica deve partire da questa esigenza. Quindi la provocazione di Hansen, o comunque di questo climatologo, secondo me rimane. Cioè, dobbiamo fare uno scatto anche di concezione rispetto a come percepiamo le soluzioni, che però rimane sul medio, cioè, come dire, tra il periodo brevissimo di scendere in piazza armati o cose del genere, e invece dire cambiamo le mentalità, cercando di mettersi nel medio raggio, no, di qualcosa che possa avere una sua spendibilità subito, ma che possa poi, diciamo così, anche durare. Secondo me il primo punto comunque è agire, anche lì, una delle cose su cui stiamo lavorando ultimamente, anche sull'esempio francese, dove questa cosa è stata proposta al Parlamento, è di, da un lato, vietare certi comportamenti completamente dannosi per avere un impatto subito sulla riduzione di emissioni. Banalmente, la soppressione dei jet privati. Cioè, una cosa che impatterebbe una quantità di popolazione sostanzialmente risibile, perché nemmeno stiamo parlando dei charter estivi, stiamo parlando dei jet privati. E che, come dire, dal punto di vista del valore d'uso, significherebbe che queste pochissime persone dovrebbero viaggiare sugli aerei come gli altri. Quindi da un lato questa, che è molto command and control, ma come politica da tenere a fianco, c'è tutta una questione fiscale. Cioè, nel momento in cui noi sappiamo che a grandi concentrazioni di ricchezza corrispondono grandi concentrazioni di emissione, Tasse. tendenzialmente, eh sì, in Francia la proposta che è stata fatta con questo report, peraltro, guarda, mi prendo 2 minuti, ma perché è una storia interessante. Jules Pisani-Ferry, assieme a Selma Mahfouz, ha prodotto un report appunto sull'inazione climatica per il governo Borne, ed è una persona interessante questa, perché è stato lo spin doctor della prima campagna elettorale di successo di Macron in Francia, era 2017, e sostanzialmente l'idea geniale che gli era venuta, che aveva portato a Macron, con la quale aveva vinto e puntualmente implementata, era l'abolizione della tassa sulle grandi fortune, okay? Che in Francia è un'aliquota altissima su, diciamo così, fatturati, dichiarazioni di redditi parecchio superiori a svariati milioni di euro. E ha detto: guarda, proponiamo di toglierlo, con un effetto sulle casse dello Stato paragonabile, anche se leggermente inferiore, a quello dell'abolizione della tassa di successione qua da noi. E vince, eccetera. Poi sapete, in Francia naturalmente ci sono dei cicli di lotta che dal 2016 in poi attraversano il paese, e comunque, come al solito, dove ci sono i conflitti c'è anche una civilizzazione del dibattito politico. E quindi questa persona prima si rifiuta di fare lo spin doctor a Macron per il secondo mandato, dicendo che, insomma, dopo quello che era successo con i gilet gialli, non era più sicuro che quelle cose che aveva consigliato fossero esattamente la strada dove andare. E poi adesso, invece, interpellato dalla prima ministra, scrive questo rapporto con Selma Mahfouz, in cui sostanzialmente dice: dovremmo reintrodurre la tassa sulle grandi fortune, aumentare la platea, cioè, quindi sostanzialmente tenendo l'aliquota uguale, abbassare l'imponibile, cioè, deve essere più basso, quindi tassare di più,
e vincolare queste risorse per almeno un decennio, preferibilmente un quindicennio, all'azione climatica, sia sulla mitigazione che sull'adattamento. E è discusso in Parlamento in questi giorni. Però ecco, mi sembrerebbe una cosa in cui dici, se tu smetti di pensare alla dimensione individuale, che è sempre legata al consumo, no? Perché poi a un certo punto, quando tu vai a lavorare, è nella natura del contratto di lavoro, che tu non scegli cosa fai, se sei quello che vende la forza lavoro, no? Quasi tutti poi siamo in quella posizione lì. Ma anche nella posizione di un imprenditore, non è vero che uno dice senza vincoli, cioè comunque tu alla fine la tua azienda la devi rendere profittevole se vuoi stare sul mercato, no, quindi cioè, dire, io penso che imprenditori e imprenditori sarebbero molto contenti di fare le cose meglio se potessero stare sul mercato, e invece agire per via fiscale è un approccio collettivo che naturalmente scontenta qualcuno, questo sì, però secondo me ha anche il potenziale per creare un accordo sociale abbastanza ampio, no? Devo dire, alla fine sono davvero poche le persone che verrebbero toccate da questa misura, e francamente secondo me in tempi di crisi climatica diventa anche sempre meno desiderabile come immagine, cioè il loro stile, esatto, di vita, quello che fanno, un messaggio molto chiaro. Sì, anche perché poi è anche cioè, condivisibile, insomma. Secondo me sì. Però per arrivare a un concetto del genere devi essere al potere. Ma il potere quindi deve essere a livello democratico della maggioranza. Come mai la maggioranza non si muove? Oh, su questo vorrei innestarmi. Cioè, intanto mi è interessato moltissimo questa questione appunto della segmentazione sociale delle emissioni. Credo che questo sia un punto decisivo e che va letto anche in termini globali, no? Nel senso che queste disuguaglianze a volte si ritrovano pazzescamente anche in paesi che non sono quelli del blocco occidentale, anzi, ci sono dei paesi nei quali tu ti ritrovi ad avere un paese complessivamente fragile dal punto di vista economico, con una minoranza davvero miliardaria, dove fanno veramente di tutto, e una maggioranza molto ampia dove invece non emettono perché hanno diciamo il carro con gli asini, e quindi esiste questo aspetto. No, lo dico perché adesso sono tornato da un mese in Perù, dove ho visto alcune cose che mi hanno colpito moltissimo. Lì l'educazione ambientale, per esempio, non esiste. Cioè non esiste un'idea per la quale, né a livello, diciamo così, di cultura della mitigazione, né a livello di cultura dell'adattamento, si affrontano e si mettono in campo politiche della resilienza, parola del cazzo, ma che però racconta una cosa che vorrebbe dire adattamento e che è necessaria, da quello che dicevi tu, io condivido. Per esempio, da questo punto di vista, vedere con i miei occhi comunità andine che hanno sempre vissuto, diciamo, nell'economia tradizionale e che però adesso gli effetti del riscaldamento globale la vivono pure loro, però non ci sono strumenti a livello politico nazionale del loro stato per affrontare, per esempio, il problema delle siccità. A Lima si sono organizzati in modo tale che i quartieri bene s'arrangiano, perché tanto l'acqua in qualche modo, e i quartieri male, vabbè, ogni tanto la fermano, si dice cortado de acqua. È successo anche mentre ero lì, non c'era il caffè nei bar per 3-4 giorni, ovviamente nei quartieri bene dove anche gli europei vanno c'era. Questo discorso lo dico per dire che nel tuo ragionamento mi piacerebbe anche aggiungere forse come complementare il fattore culturale, perché il dato per cui una certa egemonia della minoranza si impone su una maggioranza è un dato culturale. Cioè la moltitudine di poveri non erano alle calcagna dei quartieri benestanti per strappare il filo spinato e ottenere, no, ambiscono al medesimo stile di consumi, desiderano arrivare a quel livello di consumi. E l'altra considerazione che chiudo poi, che voglio fare, riguarda la politica dei rifiuti, perché anche qua c'è un punto. Cioè noi abbiamo un problema molto serio che riguarda il fatto che i principi, diciamo, di un'educazione di emancipazione, che dovrebbero essere nell'interesse innanzitutto dei ceti più deboli, sono principi seguiti dalla buona borghesia informata di sinistra e non invece da quel mondo, il quale non è che va da naturalmente colpevolizzato, però bisogna capirla questa cosa. Cioè, perché bisogna capire per quale ragione scendono in piazza gli studenti del liceo e poi invece nelle periferie c'è il tentativo di consumare nel modo in cui consuma il miliardario, e bisogna capire quindi anche dov'è lo spazio della battaglia, perché secondo me c'è un problema molto serio sullo spazio mediatico, cioè dove si forma l'opinione pubblica. Effettivamente ho l'impressione che non abbiamo un sistema sufficientemente universalistico anche dal punto di vista della qualità culturale su questi temi. L'unica cosa che mi verrebbe da dire è
una politica culturale ad ampio raggio include l'educazione ambientale nelle scuole, ma non può ridursi a quello, e per la ragione che tra le righe dicevi tu, cioè, nel senso, anzi, per paradosso, se io so che qualcosa è giusto e non lo posso fare, soffro di più che se non so cos'è giusto e non la faccio. In condizioni di diseguaglianze ti rendono impossibile utilizzare, mettere in campo un comportamento ecologicamente sostenibile, il sapere che tu dovresti farlo è in realtà un vettore di negazionismo spinto. A quel punto, pur di silenziare la mia sofferenza, perché entra in dissonanza con il dire, sai cos'è giusto, non lo puoi fare, e tendenzialmente vedi che ti negano l'accesso a quella condizione economica che ti permetterebbe di farlo, e quindi ti incazzi. Il punto, anche sulla democrazia, se per rendere effettiva quel tipo di politica devi anche ridurre le diseguaglianze, come fai a fare in modo che questi soggetti delle fasce più popolari adottino un linguaggio che sia compatibile con la transizione ecologica dal basso, mettiamola così. Naturalmente è il problema principale, e dal punto di vista soggettivo ovviamente le situazioni cambiano tantissimo, anche perché lì in generale, stanti i rapporti di forza poi come sono, gli interventi tappabuchi dipendono quasi interamente dalla cultura acquisita, perché tendenzialmente se tu non sei in un soprassalto di movimento in cui cambi il modo di vedere le cose, devi appoggiarti a qualcosa che è tradizionalmente visto come positivo. Noi proviamo a fare un ragionamento su, che però è davvero un francobollo, perché il tema è enorme. E il nostro francobollo è duplice. Dal punto di vista generale, analisi oggettiva, è che secondo noi comunque quella metamorfosi dal basso ha costruito anche una metamorfosi nelle scienze sociali, e se fino sicuro alla crisi 2007-2008, al netto di qualche pensatore critico, in particolare Martinez Allier, che ha scritto l'ecologia dei poveri, e lo scrive per l'appunto in contrapposizione a coloro che invece teorizzavano l'ambientalismo del ceto medio riflessivo, che è in particolare Englert, un grande scienziato politico americano che ha fatto gli studi più importanti su questo, e tendenzialmente se fino al 2007-2008 chi faceva pensiero critico doveva in qualche modo rapportarsi a un mainstream che diceva è la povertà che crea disagio ambientale e quindi bisogna educare i poveri a non mettere in campo quei comportamenti negativi. Se è vero quello che dicevamo prima sul fatto che in realtà ad oggi la povertà non emette assolutamente di più, benché per i rifiuti invece sia comunque vero in gran parte, a quel punto in realtà oggettivamente parlando diventa possibile cercare di far combaciare le esigenze delle classi subalterne con la transizione ecologica, perché chi ha legiferato per 30 anni sulla base dell'idea opposta non ha ottenuto risultati. Ora, che si apra uno spazio non vuol dire che ci siano né politiche né soggettività, questo è tutto da costruire. Per quanto riguarda noi, siamo andati a vedere quelle che riguardano poi appunto dei pezzi di classe lavoratrice che comunque è entrata in un conflitto in quel modo, e per noi rimane straordinario come sia sufficiente una fiammata di conflitto per cambiare anche abitudini fortemente radicate. Il modo in cui venivano gettate in GKN da parte degli operai gli scarti, in generale non c'era nessun tipo di attenzione a questa cosa. Nel percorso di conflitto, se voi andate a vedere oggi come viene conferito e come viene riciclato il rifiuto prodotto nella fabbrica occupata, accorgete che sono perfetti, perché ovviamente nel momento in cui quel posto diventa non quello in cui lavorano, ma quello in cui sostanzialmente vivono e si esprime la loro soggettività, ecco che comunque il rapporto con la cura di quel posto cambia radicalmente. Quello che voglio dire è che le mentalità e i comportamenti abitudinari sembrano inscalfibili finché sono a secco. Nel momento in cui andiamo, cioè, vai lì e con la fiamma ossidrica questa cosa che sembra inscalfibile si ammorbidisce e tu la rimodelli. E quella fiamma è il conflitto sociale, cioè nelle sue varie forme, senza arrivare alla radicalità totale, l'antagonismo, ma anche semplicemente dire: se io vado a raccontare a scuola agli studenti e alle studentesse fai così, quello che loro acquisiscono comunque non è ah ok, allora farò sempre così, perché non lo percepiscono come un atto
in cui si sono soggettivati da soli, autonomamente, mentre invece riuscire a portare questo processo avrebbe veramente degli effetti duraturi. Questo cambio di scenario, e concludo qui, secondo me apre anche un pochino la battaglia politica per la conquista del consenso. No? Come dici, tu dici, va bene, per 30 anni hai fatto una cosa e non è andata, beh, è ragionevole provare qualcos'altro. Tant'è che oggi quello che vediamo, non so se avete seguito la vicenda della proroga, il Parlamento europeo, la Commissione, doveva ratificare che al 2035 tutti i motori diesel avrebbero smesso di circolare. Tendenzialmente tu, se non crei le condizioni affinché questa cosa sia possibile, a un certo punto non puoi farla perché davvero chiudi sostanzialmente tutto. E quindi a un certo punto io mi auguro, voglio sperare che, visto che non ci sono persone senza testa in quei contesti, uno dica, vabbè, hai portato avanti una politica centrata su alcuni pilastri concettuali di economia, non ha funzionato, proviamo a farne altre. E naturalmente anche nelle società poi questo viene, cioè, non so come dire, l'inerzia presso la classe lavoratrice, in particolare quella industriale, in particolare quella dell'automotive, è sempre stata quella verso un certo negazionismo del tipo, fatemi produrre motori endotermici, perché se no la transizione mi taglia il posto di lavoro. E quindi loro hanno sempre sostenuto le ipotesi o di transizione dall'alto purché gli salvaguardassero i posti di lavoro, addirittura quelli che dicevano no, non è vero che c'è il problema ambientale. Dopodiché questi hanno governato per 30 anni, il loro posto di lavoro è a rischio, questo qua dice, aspetta un attimo, perché poi non torna, cioè nel senso, mi hai fatto fare una cosa che doveva tenermi il posto di lavoro aperto fino a quando andavo in pensione e invece adesso in 5 anni mi stai dicendo che tutti noi, perché guardate che l'automotive in Italia, è notizia dell'altro ieri, a Cassino, io chiudo una fabbrica di 2000 persone e faccio un termovalorizzatore, 2000 occupati a 30. E così tutta la componentistica di conto terzisti e di livello medio-basso di valore aggiunto. Qui c'è da andare a fare la battaglia del consenso, a un certo punto dire, guarda, forse quel tuo posto di lavoro per fare quello è a rischio, comunque non ci sarà lo stesso numero di occupati rispetto a prima, però politiche pubbliche per gestire il retraining, prendere altre professionalità e soprattutto garanzia di reddito, come la paghi, con quella tassazione che dicevamo prima. E quindi politiche pubbliche, politiche industriali, dove un riduzione di quei tipi di posti di lavoro è ovvio che ci sarà, perché non può non esserci, però può essere fatta con garanzia, con un'idea pubblica di sviluppo. Quello che chiedono a GKN sostanzialmente è: vogliamo continuare a fare i nostri, nel primo piano ora non c'è più, i semiassi, ma li vogliamo fare per autobus elettrici. E quindi se anche questi soggetti che tradizionalmente non erano particolarmente interessati alla transizione si attivano su quello, forse cambia un po' la partita, però certo, tutto medio termine, non è una cosa che si fa domani.